Ma no, fermi un attimo, dai. Per quello che ce l'ho su abbastanza, sono abbastanza incazzato con Nichi e Rizzoli. La colpa è loro, la colpa è tutta loro, che fanno andare avanti certi arbitri. Ieri sera il protagonista assoluto della partita, in negativo, è stato l'arbitro. È stato l'arbitro, con la sua gestione dei cartellini, con la sua gestione della partita. Ma non si può ammonire così tanto la maggior parte dei giocatori del Milan per sciocchezze. Per sciocchezze. Non si può. In che condizioni metti la squadra ad andare a giocare il ritorno a Torino? Ma non ci pensi. Ma no. O un eventuale finale che potrebbe succedere, no. La partita finisce 1-0 se non dai quel rigore ridicolo. Ma ieri sera non è che tu hai arbitrato a favore della Juve, perché se guardo il regolamento, dovevi dare due rigori alla Juventus. Alla Juventus dovevi dare due rigori, perché vedo certi rigori la domenica che sono la metà della gravità dei due rigori che dovevi dare prima. Ma appunto per quello do la colpa a chi ti manda lì, Valeri. A chi ti manda lì, io non riesco più a capire. Io so che si parte, l'arbitro, chi decide di mandare avanti delle categorie? È un osservatore arbitrale che guarda, può guardare anche tante cose, non solo come tu arbitri bene una partita o no. Dopo, quando diventi, passi alla Cancì, entri in un'altra dimensione. Però non si può dare la gestione di una semifinale di una Coppa Italia a un arbitro così, in queste condizioni. Non lo so, io non lo so se è corretto questo. Io sono molto incazzato, perché se io giocassi sarei dentro nel campo, sarei molto incazzato, diventerei nervoso con un arbitro così, che al minimo contatto ammonisci. Ma che cazzo ammonisci, dai? Ma che cazzo ammonisci per niente? Per non farmi giocare la partita di ritorno? Perché non me la vuoi far giocare la partita di ritorno? Perché? Perché? Cos'è che hai? Perché non mi devi far giocare la partita di ritorno per dei falli assurdi che hai dato le ammonizioni ieri sera? Sia di qua che di là, ma soprattutto verso il Milan le ammonizioni. Sto parlando dei cartellini gialli. Comunque, tra parentesi, il Milan ancora una volta ha dimostrato che sta giocando veramente bene in questo periodo. Dopo, io ogni tanto parlo con i miei amici rossoneri, mi dicono di no, ma io dico che questo Milan può tranquillamente, se va avanti a giocare così, dar fastidio alla Roma e all'Atalanta. Ok? Per adesso. Ognuno la pensa come vuole, io la penso così, perché è stato abbastanza che ci hanno messo uno davanti che comincia a fare il vigile, fa movimenti, fa segni per tirare su la squadra, per tirarla su in un'altra maniera giocano. Poi giocano quello là sulla fascia sinistra. La fascia sinistra, sinceramente, in due partite che lo vedo giocare il Milan, è devastante. Teo e Rebic fisicamente sono, a parte che Teo è anche bravo tecnicamente. Comunque, questo era solo, non mi sto qua a dilungare sul Milan, perché non sono rossonero e quindi non tocca a me parlare del Milan. Io parlo solo dell'arbitro, perché mi piace parlare dell'arbitro, perché per me è una componente importantissima di una partita di calcio. E ieri sera lui è stato il protagonista. Ma non deve essere così. L'arbitro, ripeto ancora una volta per chi non lo vuole capire, deve, applicando bene il regolamento, è come se lui è un notaio, è un giudice, deve solo fare annotare quello che succede nel terreno di gioco. Così mi dicevano quando feci il corso, il primo corso. Devi essere come un notaio, annotare quello che succede nel campo. Ma non che dopo c'è la discrezione. No, la discrezione non va bene, il regolamento è uno. Non c'è scritto che l'arbitro, ogni arbitro può applicarlo con la sua personalità. Non c'è mai scritto, in nessun regolamento c'è scritto ogni arbitro deve applicare il regolamento secondo la sua personalità. No, se non hai la personalità per non sapere applicare il regolamento non puoi arbitrare. No, capito la differenza minima qual è col gioco di parole?
Se non sei capace di applicare il regolamento con la tua personalità, vuol dire che non hai una personalità preparata per gestire 22 uomini in un terreno di gioco. Questo è il grande arbitro. Non puoi, Collina difficilmente diventava protagonista, o al limite diventava protagonista solamente perché vedeva cose che gli altri non vedevano, ma senza andare al VAR. Braschi, questa gente, questi che hanno fatto la storia dell'arbitraggio, degli arbitri italiani, ragazzi. Quindi io non lo so, stiamo decadendo anche con gli arbitri. Una volta c'era dei bravissimi arbitri, c'erano, a me vengono in mente Collina e Braschi, erano uno più bravo dell'altro, non sapevo mai chi scegliere fra i due. Io ero tranquillo quando mi davano uno di quei due lì. Eh no, adesso non lo so se la... Poi c'era Casarin, ragazzi, Casarin, dai, su, dentro nella organizzazione degli arbitri, è un altro personaggio, è una persona che non ha niente a che vedere con Nicky e Rizzoli. Andate a vedere Nicky come mai è diventato presidente degli arbitri. No, basta, vi lascio, ciao.